che ci ha proposto la regia di Luigi Catalfamo. E siamo al quinto round, match previsto sulla distanza delle 10 riprese per il titolo italiano dei Super Welter. Il titolo qui ad Arezzo è Adriano Nicchi, lo sfidante Domenico Salvemini. È un bel match dal punto di vista agonistico. Sì, è intenso. Questa è la dimostrazione che i combattimenti devono essere veri, devono essere equilibrati, e poi al di là del valore tecnico lo spettacolo viene fuori. Certo. E quindi anche il coraggio premiato di Salvemini a fronte di una esperienza relativa e al settimo round, anche se poi la storia del pugilato ci ricorda anche nel lontano passato che piaccio sinistro di Nicchi toccato il piede destro. Sì, c'è stato più di un pugile che ha conquistato un titolo in qualunque altra Italia, in qualunque altro paese, soprattutto negli Stati Uniti, ha conquistato il titolo nordamericano oppure degli USBA, prima poi di diventare campione, anche campione del mondo. Nicchi che in questo momento sta prendendo maggiormente l'iniziativa, ha preso il centro del ring e sta mandando, sta leggendo bene i colpi di Salvemini, sì. Lo manda fuori misura come deve fare. Sì. Però adesso, visto che lavora di più con il gebe sinistro lo stesso Salvemini, poi cambia ogni tanto con la guardia. Fuori misura Salvemini ed è preciso l'intervento di Adriano Nicchi. Ancora con il gebe sinistro il campione. Non trova l'avversario Salvemini. Quattro colpi di Nicchi, tre jab, poi passo questo sinistro, ma non replica, poi bravissimo, quattro colpi di Salvemini, bravo gancio sinistro di Salvemini che ha dato segno, si muove sul tronco moltissimo Nicchi e poi si allontana dalle corde, un momento favorevole a Domenico Salvemini. Nicchi è stato molto bravo nel momento della difficoltà di oscillare la cintura contro le corde e in quella maniera ha evitato dei colpi. Replica immediatamente Nicchi. Lavora con il jab il campione. Quando cambiano guardia comunque è molto pericoloso perché si espongono al destro dell'avversario. Sì.